Buongiorno a tutti, buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video che devo dire è uno dei più attesi, dei più richiesti dell'ultimo periodo. Avete iniziato a richiedermelo dal mio compleanno, con Natale siamo arrivati proprio alle stelle con le richieste, quindi eccomi qui a fare il video dei miei regali di Natale con l'aggiunta dei regali di compleanno. Come mi aveva suggerito qualcuna di voi, ho pensato bene di fare un video unico, così da non fare 3000 video, che sembra quasi un voler ostentare. In realtà non è così, è comunque una premessa che ci tengo a fare, non voglio ostentare nulla, questo video non vuole ostentare nulla. Semplicemente me l'avete richiesto in tantissime, sia qui su YouTube che su Instagram, su Facebook, e quindi ho detto ok, dai, facciamo questo video, racchiudiamo tutti i regali compleanno Natale e almeno facciamo contenti le ragazze e i ragazzi. Quindi direi di partire subito dai regali di compleanno. Come sapete il mio compleanno è stato il 30 novembre, ho ricevuto tantissimi auguri, se ci ripenso mi emoziono ancora, e il primo regalo che ho aperto, se seguite i miei vlog l'avrete visto, lo saprete già, però io ve lo dico lo stesso, è stato il regalo di Gigi, che in realtà si componeva di 4 pacchettini e adesso vi mostro tutto, però insomma il regalo di Gigi è contenuto qua dentro e non so se si legge per via della luce, però è una scatolettina Pandora. Infatti Gigi mi ha regalato, aiuto, stava cadendo, ho perso tipo 10 anni di vita. Gigi mi ha regalato un bracciale Pandora perché nell'ultimo periodo me ne sono un po' innamorata, continuavo a guardarli. Inizialmente non ho mai condiviso questa passione dei bracciali Pandora, diciamo così, poi dopo con il tempo, con gli anni, vedendoli, guardandoli in vetrina, delle gioiellerie, dei negozi, eccetera, mi sono un po' innamorata del significato dei ciondolini, più che altro. E quindi ho pensato di fare un braccialetto con i ciondoli che rappresentassero me, la mia vita, quindi qualcosa di significativo comunque. E lui mi ha regalato il braccialettino, che non è quello classico, è quello semirigido con la chiusura in pavé, mi sembra che loro la chiamino così, in questo modo, ed è quella un po' squadrata. Come ciondolini poi mi ha regalato la casetta, che sotto ha scritto Home Sweet Home, e secondo me è bellissima, era uno di quelli che io avevo puntato perché, allora, tra parentesi, altra parentesi, io ho il catalogo nel mobiletto sotto la televisione dove mi sono segnata tutti quelli che vorrei acquistare, ma questo l'ho fatto molto tempo fa, cioè mesi fa, non era un volere indirizzare Gigi o qualcun altro nel regalo, assolutamente, me lo sono fatto per me. E lui ovviamente è andato a sbirciare, o comunque parlandone ogni tanto, si ricordava che la casetta per me aveva un significato importante, rappresenta la nostra famiglia, la nostra casa, quello che stiamo costruendo piano piano. Poi c'è il cuoricino, anche questo con decorazioni in pavé, quindi a tutti brillantini, e ovviamente il cuore è il cuore, rappresenta l'amore, il nostro amore, ma anche l'amore in generale, no? Per la famiglia, per la Penny, eccetera. E poi l'ultimo che mi ha regalato è questo con i due gufetti, c'è il gufo grande e il gufo piccolino, e non ha un significato particolare sul libricino, sul catalogo, però secondo me lui l'ha preso perché mi vede un po' come una chioccia, no? Che tende a proteggere i piccoli. Lo faccio con lui, lo faccio con la Penny, lo faccio con le persone che mi sono vicine, a cui voglio un bel po' di bene, tendo ad essere molto protettiva, e quindi secondo me questi gufetti hanno questo significato bellissimo. Poi gli altri ciondoli mi chiederete, ma dove cacchio li hai presi? Cioè li hai presi tutti, li hanno regalati? Allora, per ora io non ho preso ancora niente e vorrei prenderne qualcuno, magari quelli natalizi, sono in ritardo, lo so, devo darmi una mossa prima che li tolgano dai negozi, però ci andrò. Due me li hanno regalati i miei nonni, la nonna che avete visto in alcuni vlog e il nonno, e più precisamente mi hanno regalato l'omino di pan di zenzero, l'omino di marzapane, ed è carinissimo, ha una sciarpina rossa, e è bellissimo, è semplice però è molto carino. E poi c'è anche
il pupazzo di neve, che era uno di quelli natalizi che io avevo puntato. È carinissimo anche questo, è molto semplice, ha qualche brillantino anche sul cappello e sulla sciarpa, però veramente è molto carino. E poi altri tre mi sono stati regalati sempre per il compleanno da alcuni miei amici. Praticamente hanno deciso di finirmi il bracciale, perché vedete che è a metà. Sì, più o meno, sì, sì. E mi hanno regalato il blocco, non so come si chiama, però è il blocco per non far scorrere i ciondoli, ed è molto carino perché è tutto brillantinoso, è bello sottile, però è brillantinoso, mi piace molto. Poi mi hanno regalato quest'altro ciondolo che ha questi fiori, e questo non è brillantinoso, però è molto molto luminoso, è luccicosissimo ed è bello anche questo, è tutto traforato, è bucherellato, e scusatemi se sbaglio aggettivi o termini, ma non lo so, quando si parla di regali tendo ad essere emozionata, quando penso di essere al centro dell'attenzione mi emoziono tantissimo e quindi inizio a blaterare. E poi mi hanno regalato questo ciondolo che all'inizio non avevo capito cosa volesse dire, poi quando l'ho guardato bene è praticamente un penny, la moneta, e l'hanno preso per la penny, per via del mio amore sconfinato per la penny, così in questo modo è come se l'avessi sempre con me attraverso questo bracciale, ed è un'idea veramente carina, molto dolce, che ho apprezzato tantissimo. Sono proprio rimasta, giuro, senza parole quando ho ricevuto tutti questi regali, questi ciondoli, tutti nello stesso giorno. Ho detto: ma quanto sono fortunata! E sì, sono fortunata. Poi, altro regalo che ho ricevuto è questa borsina qui, che è un giallo senape, un giallo ocra, non è troppo acceso come giallo, è molto carino. Io me lo immagino con un outfit total black, me lo vedo benissimo, io adoro il giallo, è uno dei miei colori preferiti insieme al rosso, insieme al borgogna. E mi piace moltissimo, anche se nel mio armadio ce n'è troppo poco di giallo, dovrei riempirlo un po' di più perché è un colore molto vivace, solare, mi mette proprio allegria, e questa borsa mi piace tantissimo, oltre per la forma che è un po' particolare, insolita per quanto riguarda i miei gusti, e non ne ho una simile, quindi sono contenta che abbia questa forma diversa. E poi ha questo gancino, adesso mi sfugge il nome, insomma, per portarla come clutch. È una borsa in pelle, e si sente dalla morbidezza ma anche dal profumo che ha, si sente quando è pelle vera, però non ha un marchio in particolare, perché la mia amica l'ha presa in un negozio, in una pelletteria che produce per se stessa borse, valigette, cinture e quant'altro, quindi non ha un brand in particolare. Poi, altro regalo, di questo me ne sono innamorata, ed è questo body, che viene dalla sorella di Gigi, ed è molto particolare perché ha le maniche larghissime, ma molto molto particolare, ha lo scollo a barchetta, quindi lascia fuori un po' le spalle, ma la particolarità è appunto questa manica tutta strana, tutta particolare, ed è bellissimo, me ne sono innamorata subito. L'ho indossato con una gonna nera a vita alta, nera con delle decorazioni dorate, sta veramente benissimo. Penso che lo sfrutterò un po' di più in primavera, perché comunque la manica così fa passare molta aria, sapete che io sono molto freddolosa, e poi anche una manica a tre quarti, quindi dovrei mettere sotto qualcosa, sarebbe brutto, e preferisco magari sfruttarlo di più quando fa un pochettino più caldo, perché adesso inizia ad arrivare il freddo, quello vero, l'inverno, quello vero. Poi altri regali di materiale qui non ho nulla, ho ricevuto un po' di mance, che quelle fanno sempre comodo, è inutile essere ipocriti, i soldi servono sempre. E poi ho ricevuto anche dai miei genitori un regalo particolare, ve l'avevo accennato anche nel vlog, un regalo particolare ma utile, perché quest'anno i miei hanno deciso di non farmi cose futili, ma cose utili che potessero servirmi, quindi mi hanno fatto un regalo per la casa, ed è un umidificatore. Ve lo faccio vedere perché è molto bello, emana del vapore, quindi rende l'aria meno secca, e per chi ha problemi di allergie come me, di raffreddore perenne,
è una manna dal cielo perché l'aria secca peggiora, secca le narici e peggiora soltanto questa situazione. È molto bello perché fa anche un po' d'arredamento, un elemento un po' di design per via di queste luci che sono veramente belle e a me è piaciuto tantissimo. All'inizio sono rimasta un po' così, ho detto ok, poi dopo ho capito l'utilità di questo regalo, perché molte volte ci focalizziamo troppo sul voglio il regalo, borse, scarpe, vestiti, gioielli, cose di questo genere, ma perdiamo di vista quello che è lo scopo del regalo. Per me il regalo deve essere utile, punto. E questo regalo è utilissimo. Io lo accendo tutti i giorni e con la stufa che va tutto il giorno è una cosa veramente utile, sento proprio l'aria diversa, la qualità dell'aria è diversa da quando lo utilizziamo e sto meglio anche io da quando ce l'ho non ho il naso sempre tappato tutte le sere. Quindi un regalo veramente molto molto apprezzato e adesso passiamo ai regali di Natale. Parto sempre con Gigi perché sono sempre i regali che scarto per primi, sia al compleanno che a Natale li ho scartati subito per primi e Gigi è impazzito. Vi ricordate quando vi ho detto che avevamo deciso di farci dei regalini piccoli, magari tanti però piccolini, quindi io gli ho regalato dei boxer natalizi, delle calze natalizie, un portafoglio, la cintura, il regolabarba. Non sono regali eccessivamente grandi anche dal punto di vista economico, anche se messi insieme comunque fanno la loro scena. E lui invece mi ha fatto un solo regalo, ma non grande, di più. Io sono rimasta, vi giuro, a bocca aperta. Se avete visto il vlog avete visto che c'era una scatola più o meno grande così sotto l'albero di Natale, gigante, e vi ho detto sicuramente mi avrà fatto lo scherzo, quindi all'interno ci sarà un'altra scatola che conterrà un'altra scatola che ne conterrà altre 1000 di scatole fino ad arrivare magari ad una cosettina piccolina così. Io pensavo a qualche bracciale di Pandora e invece no, il regalo è grande ed è veramente impazzito, però io mi sono innamorata nell'istante in cui l'ho visto questo regalo, quindi è un regalo che mi ha resa felice ed è, basta parlare, è questa borsa qui. Guardate quanto è bella questa borsa ed è di Michael Kors e io ero alla ricerca disperata di una borsa color ciliegia, rossa, color prugna, borgogna, vinaccia, colori belli, belli forti. E perché sembrerà strano, ma le mie borse sono tutte nere, blu, grigie o bianche, ne ho una celeste, però non ho colori così caldi e io nemmeno conoscevo questa borsa, non ne conoscevo l'esistenza, infatti vi scrivo qui in sovraimpressione il modello perché in questo momento mi sfugge. Avevo visto una borsina piccolina, era più una pochette piccolina così di Michael Kors, se vi ricordate, anche questo l'ho detto in un vlog, però per il costo proibitivo anche durante il Black Friday mi sono rifiutata di comprarla e quella era un color ciliegia. Non so lui come gli è venuto in mente, non so come ha fatto, ha chiesto un po' la collaborazione di mia mamma, però ha trovato questa meraviglia che è pazzesca. È bellissima. Tutto questo per dirvi che cercavo una borsa di questo colore, lui me l'ha trovata, io non sono stata in grado di trovarla, vi giuro, l'ho cercata in tantissimi negozi, sono andata in giro, non l'ho trovata, lui invece l'ha trovata e quindi apprezzo non soltanto il regalo ma anche l'iniziativa che ha messo in questo regalo, si è impegnato tantissimo nel trovarla, nel cercarla e quindi sono felicissima. E magari se a qualcuno può interessare posso fare il what's in my bag, non lo so, scrivetemelo qua sotto nei commenti così vedo di farlo. Passiamo ad altri regali più piccoli, più contenuti ma comunque sempre apprezzatissimi, e la sorella di Gigi mi ha preso questa tazza. Io amo le tazze, io adoro le tazze, ne comprerei una al giorno perché le amo tutte e adesso ve la faccio vedere bene perché è molto carina, merita tantissimo ed è fatta così. Quindi ha tutte queste decorazioni, ha il rosso, anche qui amo il rosso, non c'è nient'altro da aggiungere. Ha il suo coperchietto perché c'è anche la ciotolina per lasciare in infusione le tisane che non sono già nella loro bustina. Ecco qua. Non l'avevo ancora scartata perché ci tenevo prima a farvela vedere ed è bellissima, è carinissima e secondo me poi questo tappo
tappino, si trasforma anche in un poggiatazza perché la dimensione proprio è la sua. Insieme alla tazza mi ha regalato anche questa busta che contiene all'interno un infuso, un elisir di frutta. Eccolo qua, da lasciare proprio in infusione nella tazza, che contiene mela, fragola e mora. E anche questo non vedo l'ora di provarlo, anzi adesso che ve l'ho fatto vedere posso utilizzarlo. Poi insieme alla tisana e alla tazza c'era anche questa scatolina che contiene uno zucchero aromatizzato, zucchero biondo di canna del Guadalupa. È adatto per tè, infusi, tisane e dolci. E lei, sapendo quanto io ami sperimentare, me l'ha regalato. Ed eccolo qua. Poi, sempre la sorella di Gigi mi ha preso anche queste che sono un amore. Eccole qua, queste babbucce sono bellissime e sono belle calde, tant'è che ovviamente le indosso senza calze perché sennò mi fa sudare i piedi perché dentro ha tutta la pellicetta. E poi hanno questo pompon molto bellino e potete immaginare la reazione della Penny, sono anche antiscivolo tra l'altro, potete immaginare la reazione della Penny quando le ha viste, cioè si è attaccata ai miei piedi, non si staccava più e quindi ho dovuto nasconderle sotto la coperta per non fargliele vedere, ma sono veramente bellissime, sono proprio una coccola la sera quando si torna a casa e fa freddo. E poi un altro suo regalino è contenuto in questa scatolina a forma di cuore e contiene, aspettate, questa collanina, eccola qua, con una catenina abbastanza lunga. E poi il ciondolo è molto particolare perché è questa sfera di vetro con questa targhetta con scritto Wish, e all'interno della sfera di vetro non ho capito bene cosa c'è, penso che sia, sembra quasi o una spiga o una piuma. È molto carina, è molto delicata, è raffinata. Ci sono delle volte in cui magari non sappiamo che accessorio mettere, e secondo me questa è quell'accessorio che va bene un po' su tutti gli outfit, perché non è troppo impegnativo, è molto semplice, delicato, quindi è molto carina, molto bella. Sempre rimanendo in tema di regali per la casa, la mia amica ci ha regalato questo set di Maison du Monde che contiene 4 tazzine barra tazze, perché sono belle grandi come tazzine, vedete la dimensione è questa, non sono né delle tazze e né delle tazzine, sono una via di mezzo, che si infilano tutte una dentro l'altra. E poi c'è appunto questo, non so come definirlo, però insomma io le tengo lì di fianco alla macchina del caffè, sono molto belle, e queste le ha prese, non so se l'ho già detto, da Maison du Monde, regalo apprezzatissimo. Sempre in tema di regali per la casa, altri regali per la casa, la mia nonna e il mio nonno, insieme a un'altra cosa che poi vi farò vedere, ci hanno regalato a me e a Gigi, aiuto, un set per la tavola, ovvero questa tovaglia bellissima natalizia a base tortora con le scritte Merry Christmas, tutti i disegnini un po' natalizi invernali, rossi, di un bel rosso scuro, un bel bordeaux. E poi insieme alla tovaglia c'è anche il grembiule, eccolo qua, sempre stessa stampa, il grembiule che si allaccia in questo modo, questo video verrà un casino, io già lo so. Poi ci sono le due presine, hanno ancora l'etichetta perché devo ancora staccare tutto, devo lavare tutto, di solito faccio fare un lavaggio a tutto quello che è di cotone prima di utilizzarlo, ma guardate quanto sono belle, sono bellissime. E poi anche il guanto da cucina, tutto coordinato, tutto abbinato, un regalo anche questo molto apprezzato. Io amo le tovaglie, amo tutto quello che è per la casa e soprattutto la cucina, perché in questo periodo mi sto dilettando tanto in cucina e quindi mi sto appassionando anche a quello che è l'arredamento della cucina. Questo è un modo per divagare. Adesso però passiamo ai regali di abbigliamento, perché ho ricevuto alcuni capi di abbigliamento. Oltre a queste cose ho ricevuto anche un po' di mance, anche qui lo ripeto, i soldi fanno sempre comodo, soprattutto quando si vive da soli, se hanno delle spese, fanno sempre comodo. E passiamo ai regali di abbigliamento. Iniziamo da un regalo che mi sono fatta qualche giorno prima di Natale, no, la vigilia di Natale. Sono andata da Piazza Italia e mi sono fatta questo regalo, ossia questo bellissimo vestito
che ha uno scollo a V abbastanza profondo, una fascia sul punto vita e poi cade morbido, ma è più corto davanti, più lungo dietro ed è qualcosa di bellissimo. Non l'ho pagato tantissimo perché l'ho pagato 39 euro e qualcosa. È una S, però le S di Piazza Italia io ho notato che sono grandi per me, quindi mia nonna si è messa lì e l'ha ripreso tutto, mi ha preso le misure, l'ha ristretto, ha accorciato le spalline per tirarlo un po' più su, insomma è diventata matta, poverina, però adesso è perfetto, mi calza perfetto, altrimenti prima mi andava veramente grande, però ho pensato, vabbè, se non riesce a farlo mia nonna lo porto alla mia mamma, qualcuno riesce a sistemarmelo, mi dispiaceva troppo lasciarlo lì e anche mia nonna che si intende di queste cose perché ha fatto la sarta, mi ha detto che è un tessuto molto bello e che sinceramente per quello che costa è molto valido, è di un buon tessuto, quindi sono contenta che lei me l'abbia detto. Poi passiamo ai regali veri e propri perché questo era un autoregalo, però ho voluto inserirlo lo stesso nel video per farvi vedere quanto è bello questo vestito. Poi regalo di abbigliamento, questo maglioncino che è molto molto carino, me l'ha regalato la mamma di Gigi, tutto sbarluccicoso, bello morbido, un po' più lungo sulla parte posteriore, è veramente carino, adatto alle feste ma non solo, a me piacciono un po' i maglioncini tutti sbarluccicosi che danno un po' di luce anche ad un outfit molto semplice, tant'è che sta benissimo anche con un pantalone semplice, un jeans, è veramente molto molto carino, apprezzatissimo, tiene anche caldo. Poi, altro regalo di abbigliamento, i miei genitori mi hanno regalato questo vestitino carinissimo rosso, è stretto in vita, è smanicato, scende morbido sui fianchi, è molto carino perché ha questa cerniera che potete regolare voi, insomma, a che altezza posizionarla. Anche questo mia nonna me l'ha ripreso tutto, perché era un pochettino grande e me l'ha ristretto in vita, insomma, è stato un angelo durante i giorni di Natale perché mi ha accorciato, mi ha sistemato ben tre vestiti, quindi è stata un angelo. Poi, altro regalo da parte dei nonni, devo capire come farvelo vedere, è questa pellicetta finta, è appunto un'eco pelliccia ed è molto carina perché non è la solita pelliccia, ma davanti ha appunto questo finto pelo, le maniche sono tipo in lana cotta e anche dietro uguale. C'è anche questo elastico che stringe un pochettino in vita, così segna un po' più il punto vita, e poi il cappuccio che è appunto in eco pelliccia come la parte anteriore, bellissimo. Per quanto riguarda la marca, anche di questo non ce l'ho, aspettate, non ce l'ho, no, non ce l'ho. Però posso dirvi che l'ha preso nello stesso negozio in cui i miei genitori hanno preso il vestito Rinascimento, quindi penso che non è magari lo stesso brand, però qualcosa di simile. Quindi questi sono tutti i miei regali, penso, sì, penso di sì, non dovrei aver dimenticato nulla, mi sto guardando in giro per vedere se ho lasciato qualcosa in giro, ma non penso. Questi sono stati i miei regali di compleanno e di Natale, ripeto, questo video non vuole ostentare nulla assolutamente, ma vuole semplicemente rispondere alle tante richieste che ho ricevuto di mostrare i miei regali di Natale e di compleanno. È stato un mese bello ricco dal punto di vista dei regali e so di essere una persona fortunata, me ne rendo conto. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi qualche commentino qua sotto, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione gigante, muah, ciao!